RCM 104 Radio Web. Accendi la tua musica. Ma senti con quale sigla siamo in diretta oggi, senti con quale sigla, niente po' di meno che Gino Socio, cara Chiara, direi che davvero te l'abbiamo messa bene la sigletta questo pomeriggio, questa sera, quindi vero? Benvenuta vero. Chiara. Grazie, Calati, intanto buongiorno e benvenuti. Voilà, buongiorno, mi metto a mio agio. Mi sembra di me qua noi ci abbronziamo. Esatto, qui ci abbronziamo, fantastico, questo è bello. Ci sono 30 gradi. Ci diamo ancora un barlume d'estate, non è mica male questa cosa. Brava, brava. Allora so che poi oggi tu sei bella carica di notizie, ma adesso... Ma sì, come sempre. Ma adesso ci scontriamo subito con le notizie. La prima te la posso dare io? Sì. Allora, RCM 104. Mm-hmm. Beh, il primo annuncio che do durante la giornata, oggi abbiamo avuto una riunione importante. Mm-hmm. Buongiorno intanto a chi ci sta guardando dal nostro canale video www.rcm-104.com, oppure buongiorno e buon pomeriggio, anzi buonasera a chi ci sta ascoltando invece nel nostro canale radio. Allora, la novità di oggi è che innanzitutto RCM 104, insieme alla parrocchia di Magenta, insieme alla nostra amica, quella San Martino, perché lo faremo molto molto veramente al Centro Paolo VI, okay. Faremo il Capodanno inclusivo. Oh, questa è una grande notizia. Grande notizia, veramente. Ci stavamo lavorando. Questa è una gran bella notizia. Capodanno inclusivo, praticamente tutto quanto è legato all'inclusione, quindi ovviamente anche riservato ai disabili, più che altro, diciamo così. Mm-hmm. A fare un evento insieme a loro, insieme alle associazioni, insieme alle famiglie, insieme, insomma, tutti quanti insieme, al fine di dare un po' la finalità benefica all'evento. Quindi che bello, tutto quanto verrà fatto e devoluto in beneficenza. Ottimo. Così almeno assolutamente abbiamo... Questa è una grandissima iniziativa. Grazie. Soprattutto per le fasce appunto più fragili, più deboli, poi essere inclusivi anche in questi momenti e rendersi conto appunto di poter stare insieme, credo che sia una cosa molto importante e molto bella, no? Per cui davvero io ho preso spunto da una... Cercherò di esserci, questa cosa è bellissima. Io ti ho invitato, quindi è ovvio che dovrai esserci. Vabbè, adesso però cercherò di esserci, insomma. Dai, facciamo uno sforzo, cara Chiara, facciamo uno sforzo. No, ma non è sicuramente uno sforzo, anzi il problema è che Capodanno è sempre una data un po' particolare, lo so però questo è qualcosa di veramente molto importante, molto bello. E quindi complimenti all'iniziativa. Grazie. Ripeto, faremo prima il possibile, insomma, manca ancora un po' di tempo e ci si può organizzare. Bravi. Ci abbiamo pensato, perché tutto è nato da quella sera famosa del 2 luglio, quando abbiamo fatto musica all'Oratorio della Sacra Famiglia. Mm-hmm. Abbiamo visto che tanta gente era rimasta contenta dell'evento e qualcuno ci disse: oh, avete fatto il pieno. Noi diciamo che ci abbiamo un po' preso gusto, proprio alla buona. Certo. Ci abbiamo preso un gusto che voi non neanche ve lo immaginate. E ho detto: ma che bello sarebbe fare un evento, non il 2 luglio, che comunque, con tutto rispetto per il 2 luglio, c'era il pieno in quell'oratorio. Ho detto: mi piacerebbe vedere se io riesco a fare un evento, magari una data piuttosto importante, aggregare un po' di persone e dare la stessa luce che abbiamo dato, perché c'era anche Max Eldorado, che comunque ringrazio quella sera e saluto, tra l'altro. Un saluto, sì. Che ha presentato i suoi singoli insieme alla buona musica di RCM 104. E abbiamo detto: ma proviamo a vedere se riusciamo a illuminare quella sera un evento un po' più, diciamo, un po' più grande, un po' più grosso. Vediamo se riusciamo a far qualcosa di buono anche per chi magari ha più bisogno. Questo sì, è proprio bella lì, quindi è un inizio col botto, insomma. Proprio grandi. Diciamo che ci proviamo, ci speriamo e vedremo poi come andrà a finire. Oggi comunque abbiamo avuto l'investitura ufficiale, quindi adesso poi partiranno. Si può dire, con perfetto. Tutto. Sì.
Non è ancora certo al, diciamo che lo è al 90%, mm-hmm. perché poi dovremo vedere se con la cucina ci sarà l'HCCP, queste cose, cioè, tutte quelle cose sempre, che ci vogliono, perché sono sempre importanti da seguire le normative vorremmo di sicurezza, anche, eccetera, quindi assolutamente vorremmo sì. fare un cenone fatto da noi, mm-hmm. dagli stessi ragazzi, insomma, far tutto un po', capisci, una cosa fatta così, sì sì, assolutamente, e le associazioni sono rimaste contente della cosa, e quindi ovviamente io sono più che disponibile, come dire, e anzi assolutamente, infatti. Bene, quindi ci sarà musica, cena e musica, tutti insieme, cena, appunto. E tanta bella tanta bella gente, sicuro, tanto divertimento, infatti e poi io, ragazzi, ci sarà Chiara Calati, quindi adesso lo stai dando per fatto, mi stai inchiodando al muro. Zitto un secondo, cara Chiara. Mi permetto stasera. La faremo cantare, vabbè, ok, dai, ecco, rimanga tra noi quella sera. No, di no, certo, verrà infatti, là. Tanto non ci sta ascoltando, no, nessuno. No, ma tu non ci stai neanche ascoltando, quindi voglio dire, dai, scherzi a parte, questo davvero, è ovviamente se avrò la possibilità ci sarò, perché è bellissima questa iniziativa, assolutamente. Grazie Chiara, ci farebbe molto onore, davvero ci farebbe tanto onore e tanto piacere davvero poterti ospitare. Bene, bene. Invece le tue belle notizie che tu mi hai detto, no, stasera... insomma, ce ne sono un po', volevo partire dalla notizia più importante in assoluto di tutta la settimana per tutti, l'insediamento del nuovo governo, appunto. Abbiamo visto la fiducia alla Camera ieri, oggi fiducia al Senato, discorso di Giorgia Meloni, devo dire che è stato secondo me un discorso molto importante, molto concreto, come del resto lei è una donna molto pragmatica, molto concreta. Di forte identità, quindi fortemente identitario, lei ha rivendicato più volte le sue origini, la sua provenienza, e quindi ha dato, diciamo, un'impronta forte di quello che è, di quello che sarà, appunto, la visione programmatica comunque di questi anni. Ha anche, secondo me, chiarito alcuni passaggi che dovevano essere chiariti, perché tanta stampa anche insomma di propaganda, o comunque la parte opposta, no? Quindi la sinistra, devo dire che ogni tanto fa molta retorica su questo antifascismo, e lei invece ha dichiarato di essere assolutamente contraria ai regimi totalitari, fascismo compreso, quindi credo che detto da lei sia assolutamente un passaggio molto importante. Ha ribadito quelli che sono i posizionamenti atlantisti, europeisti, quindi da questo punto di vista, insomma, c'è un posizionamento internazionale anche dell'Italia, che comunque resta saldo nella scia di quello che è stato, e credo che questo sia la assicurazione più importante che dall'estero si voleva. E però ci sono dei punti molto importanti, l'immigrazione soprattutto, insomma, in linea anche con quelle che sono le politiche degli alleati, no? Sostanzialmente Salvini era stato ministro degli interni con i decreti sicurezza, e questi decreti sicurezza verranno ripresi dal neo ministro Piantanida, e poi il controllo dei porti, insomma il controllo dell'immigrazione illegale, quindi nessuno secondo lei deve arrivare qua illegalmente, e questo credo che sia una cosa importante, perché anche qui non si dice blocchiamo tutto, o peggio ancora lasciamo ridire le persone in mare, come qualcuno osa dire ogni tanto, proprio per spirito denigratorio, spirito di propaganda, ma ha un programma molto chiaro di come comunque limitare appunto il fenomeno, quindi questo credo sia molto importante. Ha parlato tanto di imprese, ha parlato tanto di lavoro, e credo che da questo punto di vista sia assolutamente importante. Con la notizia, mm-hmm. Meloni al Senato dice, questa è la notizia che sto mm-hmm. prendendo dall'ANSA, ora operazione verità, taglio del cuneo fiscale fino certo. a 5 punti. Ecco, questo, per le imprese credo che poi... Sì, sì, questo è assolutamente importante, perché, ripeto, il lavoro è vero, è quello che nobilita più di tutti, quindi io sono assolutamente favorevole al taglio e all'eliminazione, insomma, del reddito di cittadinanza, quantomeno così come era stato pensato. Quindi il passaggio molto forte che lei ha fatto sul reddito di cittadinanza credo che sia assolutamente condivisibile, che non vuol dire togliere assolutamente gli aiuti a chi non può lavorare o a chi appunto si trova
suo malgrado in difficoltà, perché ricordiamo ci sono aziende che chiudono, riorganizzazioni, quindi qualcuno che vorrebbe anche lavorare ma che si trova nelle condizioni di non poterlo fare. Allora lì è giusto lasciare manovre come per esempio il della NASPI, quindi gli assegni appunto proprio di disoccupazione e tutto quello che può aiutare sostanzialmente le persone che sono in difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza, così come era stato pensato, evidentemente è stato fallimentare, e la sua completa revisione consentirà anche di recuperare comunque delle finanze che serviranno per altre manovre inevitabilmente. Anche perché insomma si è scoperto di tutto, è davvero nei questi giorni. Sì, quindi, era insomma un po' anche quello che noi pensavamo fin dall'inizio, esatto, quando infatti c'era, diciamo, quando si proponeva di attuare questo reddito di cittadinanza, insomma, diventava un po' difficile poi il controllo, ma no, vedrete che. Invece poi il controllo non c'è stato e abbiamo visto i disastri che sono successi. Passaggio anche molto importante sulla famiglia, sull'aiuto alle donne lavoratrici. C'è stato un punto che è tipicamente da destra sociale, quindi diciamo una programmaticità di questo governo che tira fuori proprio le politiche davvero del centrodestra e di destra, che è quello sugli asili nido aperti fino almeno alla chiusura degli uffici, la chiusura dei negozi. Credo che questo sia molto importante per quanto riguarda appunto sarebbe un bel aiuto a chi lavora. Esatto, sì, la conciliazione dei tempi, appunto, scuola-lavoro, e credo che sia per tante donne un problema ancora molto serio, molto importante. Quindi ovvio che sia stato un discorso molto programmatico, gli hanno fatto subito la contestazione, non c'è un capitolo che dica dove va a prendere le risorse, però è ovvio che si stesse parlando non di una legge di bilancio, ma era la sua presentazione alle Camere per avere la fiducia del nuovo governo. Quindi è evidente dal mio punto di vista che sia un discorso prettamente programmatico, voglio dire, cioè lo dobbiamo fare noi sindaci, cioè il discorso di insediamento dei sindaci, dove comunque appunto tiri fuori il meglio di te, no? Quello che senti molto tuo, e lei lo ha fatto anche in tanti passaggi, di anche recuperare quella che era la sua passione, come è nata la sua passione politica, no? Anche contro le mafie, lei gli raccontava la morte di Borsellino quando lei era quindicenne, quindi da lì, dice, è arrivata la sua passione, e la lotta contro l'illegalità sarà fortissima in questo governo. Quindi io credo che finalmente un governo di centrodestra che possa governare, e che possa governare bene, insomma ho fiducia in questo, quindi auguro veramente un ottimo lavoro, e ripeto, le linee programmatiche poi si fanno, le fanno tutti, anche i sindaci. Noi abbiamo 120 giorni da che c'è il primo insediamento per presentare alla città le linee programmatiche dei 5 anni, quindi insomma è chiaro che nelle linee programmatiche neanche un sindaco va a dire esattamente dove prenderà i soldi per fare quello che vuole fare, ma esattamente qual è la sua visione di città, e quindi non vedo perché non possa farlo addirittura un presidente del consiglio, insomma. Tra l'altro credo che le linee programmatiche per esempio di Magenta verranno presentate a breve, appunto perché i 120 giorni sono in scadenza, e quindi insomma anche qui sono molto molto curiosa di capire qual è la visione di città di Luca Del Gobbo, che sicuramente sarà una visione molto prospettica, molto molto ben improntata a far crescere quelle che sono quella che è appunto la città, e quindi ecco, io credo che comunque, insomma, a parte la parentesi su Magenta, che poi ne parleremo a tempo debito, sicuramente questo sia un buon segnale, un discorso molto molto istituzionale, ma anche molto ferma in quelle che sono le sue origini e i suoi valori, insomma, ecco. Voglio fare un passo indietro, uh-huh, a tornare a quello che era il discorso iniziale, cioè quello della presentazione del governo di Giorgia Meloni. Il salario minimo non è la soluzione, dice ancora l'articolo, lo è il taglio del cuneo, precisa la Premier. Certo. La Presidente del Consiglio ha scelto di non fare una breve sintesi dell'intervento, in cui il cui testo è stato depositato ieri. Infine il voto, la fiducia di Berlusconi, che dice situazione difficile ma diamo convinti la fiducia, e poi c'è la proposta della Lega, tetto contante a 10.000 euro. Salvini dice una proposta di buon senso. Fazzolari, Fratelli d'Italia, dice lo faremo già nella prima legge di bilancio. Critiche dal PD, il commissario UE Dombrovskis dice preferiremmo dei massimali più bassi possibili. Poi c'è la replica di Giuseppe Conte, che dice furore ideologico contro il reddito, va migliorato.
Cioè, su furore ideologico parliamone, insomma, è chiaro che lui deve difendere una cosa che ha pensato, cioè chiunque Ma cioè, è. intenta di difendere qualcosa che ha pensato e che ha portato appunto avanti. È altrettanto vero che, insomma, se una persona minimamente prova ad analizzare davvero quello che è successo sul reddito di cittadinanza, non può assolutamente pensare che così funzioni. Cioè, questa è Cioè, scienza, credo sono che fatti, davvero. insomma, non puoi, non è ideologia, appunto, c'è una scienza e sono fatti. Per cui da questo punto di vista invece sicuramente appunto con quello che dice la Lega insomma sono manovre importanti dal punto di vista economico. Tra l'altro Giorgetti, ministro dell'economia, io credo che sia il miglior ministro che potesse essere messo all'economia. Questo ovviamente è l'opinione personale di Chiara Caratti, che comunque è anche politica fortemente appunto del centrodestra, e Bontà quindi sua, si chiama il punto di esatto, Chiara Galati, quindi potrai dire quello che vuoi Quindi stavolta, voglio, sicuramente allora. Giancarlo Giorgetti è la persona migliore, la persona giusta nel punto giusto, insomma, e da questo punto di vista, ecco, credo che davvero ci sarà una grande attenzione a tutti i temi, in modo tale appunto da poter partire, da poter ridare slancio. Il fatto di avere un governo e che si cominci finalmente a lavorare seriamente, ovviamente, caro bollette, è la prima cosa, no? L'ha detto lei stessa nel discorso di ieri, e ci sono le bollette, quindi tutte le altre manovre saranno poi posticipate. Quindi da questo punto di vista credo che la linea sia molto chiara e molto dettata in parametri piuttosto importanti, e non c'è che da sperare che intanto possa lavorare e quindi che si possa andare avanti dritti, e poi appunto che ci sia quella dialettica politica, vera dialettica politica, e che non si vada al tifo da stadio, perché gli ultimi anni di politica di tifo da stadio sono stati veramente brutti, e invece secondo me c'è bisogno anche di recuperare una politica davvero vicina ai cittadini, e su questa sicuramente è la prima cosa, e dobbiamo lavorare in questo senso, però anche avulsa dalle tifoserie a prescindere, perché quando c'è una Sì. tifoseria a prescindere, non critica, che proprio non vuole assolutamente guardare un'altra sfaccettatura di un prisma, e allora poi non si va da nessuna parte, insomma, ecco. Quindi mi Lì auguro si che rischia sia davvero il tifo da stadio, sì. Lo esatto, infatti, per cui invece questo a maggior ragione in sconfinamento questi nell'essere ultras. Esatto, a maggior ragione invece in questi momenti va evitato, si va assolutamente Ma anche perché, evitato. insomma, diciamocela molto chiara, questo RDC, reddito di cittadinanza, insomma, sono passati quanti anni dalla sua attuazione? Guarda, sai che neanche me lo ricordo, Voglio devo essere dire, ma sincera. no, ma anche è come se io crescessi un figlio e notandone i difetti, li voglio correggere quando ha 20 anni. Eh sì, è un po' tardi, obiettivamente è un po' tardi. No, cioè, Hai voglio ragione. dire, poi mi sembra anche di ricordare un aneddoto, no? Quando nel 2000 arrivò l'euro, che disse a tutti quanti: la commissione, Eh sì. controlleremo. Sì, abbiamo visto come è andata a finire poi, insomma, quindi lì diciamo che non vogliamo ripetere l'esperienza, ce n'è bastata una per quanto riguarda. Secondo l'Istat, dice ancora l'articolo, ha salvato 1 milione di pensione dalla povertà, precisa Conte. Questo è il pensiero dell'ex L'ex premier. presidente, esatto. Presa distanza dal fascismo, prendiamo atto. Grillo scherza con i giornalisti. Beh, prima li butta giù dalle scale, poi dopo ci scherza. Cioè, voglio dire, Insomma, del no? resto nella sua vita ha fatto il comico sempre, no? Per cui Ma è un comico umanesco, a quanto pare. esatto. Insomma, Beh, sera ma anche in scena non me lo ricordo ha buttato particolarmente. giù da una scala un giornalista. Ecco. Dice, scherzando, dice: per le interviste vi do l'Iban. Beh, a questo punto non so se scherzasse troppo. E poi l'abbraccio tra lui e Conte: il movimento è più unito che mai. Ti sembrano uniti? Ma buon per loro, cioè non, insomma, buon per loro che siano uniti, francamente, rispetto ai risultati di queste elezioni, insomma, forse che stiano uniti è anche meglio, ma che ripensino fortemente, insomma, al loro interno, ecco, che facciano un'autocritica e un'analisi seria della sconfitta. Noi del nostro canto, insomma, invece abbiamo l'onore e l'onere, come sempre, e che è più un onere poi che un onore, di
di andare avanti e questo punto di governare davvero. Un passaggio importante secondo me è stato anche quello sui diritti, perché chiedo scusa, era lei... il mio telefono sì, che... sì, chiedo sì, scusa. Comunque intanto noi andiamo avanti. Certo. Lei comunque ha detto, vedremo poi alla fine anche sull'aborto e sui diritti chi aveva ragione, quindi in questo senso tranquillizzando anche nel suo discorso quelli che possono pensare che sui diritti ci sarà una marcia indietro, insomma, ecco, questo è un altro passaggio da aspettare, insomma, da vedere con attenzione, perché sicuramente le politiche pro natalità, istante che la crescita è sotto zero praticamente, devono essere attuate, il che non vuol dire cancellare i diritti che si sono acquisiti finora. Quindi anche qui nel gran calderone degli slogan che poi inevitabilmente vengono proposti, bisogna poi tenere la barra dritta su quelle che sono le azioni vere, e io spero e auguro a lei, al governo, di tenere davvero la barra dritta, che è quello che tutto il paese si aspetta, da loro in giù fino ai poveri sindaci che combattono con il caro bollette, con tutto l'aumento di tutto, e che combattono tutti i giorni sul decidere se spegnere o meno le luci alla sera, se spegnere o meno i riscaldamenti degli uffici pubblici, se tenere aperte o non tenere aperte determinate sale comunali per far svolgere l'attività serale. Insomma, poi dopo i sindaci sono lì che sul campo devono affrontare questi problemi, quindi dall'alto fino non mi piace dire basso, ma fino al livello più vicino ai cittadini, che sono appunto i sindaci, i problemi sono tanti, quindi da qui in poi avanti e avanti dritti, direi. Ti voglio fare una domanda, sì, Chiara, volentieri. Una tua previsione. Mm-hmm. Allora, partendo dal presupposto che sappiamo che questo sarà un governo di lavoro, no? Mm-hmm. Hanno un'agenda infinita, mm-hmm. E però partendo anche dal fatto che sapevamo ben prima che chi avesse vinto non avrebbe avuto dopo una vita facile, mm-hmm. Tu ritieni che dal tuo punto di vista questo governo riuscirà a mettere in atto almeno uno scudo per il discorso bollette, cioè riusciremo ad arrivare alla primavera, non dico in modo gioioso e felice, ma quantomeno con meno lividi possibili? Beh, la primavera è un orizzonte temporale molto molto limitato in realtà, perché sappiamo che quando si parla di queste cose, cioè, i mesi sono giorni, e quindi, quindi non lo so, però sicuramente hanno le idee chiare su determinate prospettive, su determinate strade, ecco, questo indubbiamente da questo punto di vista le idee ci sono. E abbiamo il fantasma di Halloween che sta entrando. No, è perché si è aperta la porta, abbiamo... infatti ho visto la tenda che è fatta così. Ci avviciniamo ad Halloween, abbiamo ci vengono a trovare anche loro, infatti. Giustamente ci vengono a trovare, insomma, no, dicevo che appunto da questo punto di vista saluto il fantasma intanto, che non è un fantasma, ma eccolo là. E quindi no, salutiamo sì, Elvira, sì, ovviamente, la grandissima salutiamo. Elvira, grazie di essere passata. E stavamo parlando invece del governo che appunto entro primavera non lo so, ma sicuramente hanno le idee chiare di come affrontare l'emergenza. Da questo punto di vista Meloni ha anche citato Mattei, e quindi insomma evidentemente una prospettiva ce l'hanno, poi quanto tempo ci vorrà e quali saranno le azioni concrete, ovviamente in sinergia con l'Europa, perché è chiaro che questo sarà è importante, da portare insomma, avanti in per sinergia. Cui per forza. Però ecco, secondo me sicuramente questa è la prima, è l'emergenza che hanno, è la priorità, e su questa lavoreranno da subito, non ci sono dubbi, insomma. Ritieni che non si faranno bagnare il naso quantomeno, cioè, anche perché comunque quando senti parlare anche le altre trasmissioni, quando intervistano questi imprenditori, sembra davvero che sia una cosa imminente questa difficoltà, hanno davvero un'impellente necessità di arrivare ad una non dico soluzione, ma quantomeno a una soluzione, sì, una soluzione taumaturgica, esatto, a una situazione che altrimenti sarebbe veramente drammatica, e per alcuni è già drammatica, per cui appunto da questo punto Covid di vista, crisi sì, economica sì, Covid sì beh, cioè, diciamo che chi più ne ha più ne metta, abbiamo un periodo questo davvero davvero critico, insomma. Non ci siamo fatti mancare nulla sotto questo aspetto, è chiaro.
Infatti non ci siamo fatti proprio mancare nulla. Allora, invece, diciamo anche, parliamo anche un po' di Magenta. Sì, torniamo a casa. Torniamo a casa perché è nostro dovere, il nostro territorio, per cui... Esatto, assolutamente. Questo era doveroso e importante, insomma, non si poteva giustamente non commentare l'insediamento del governo. Fate attenzione a lei adesso. Parliamo di musica. L'avevo detto io, avete sentito, avete visto il saltello che ha fatto sul divanetto. No, perché sono cosa diverte di musica, di tutto, di più. No, allora, musica che c'è già stata, Cavalleria Rusticana e Pagliacci sabato per Aicit al Teatro Lirico. Devo dire teatro pieno, quindi ancora una volta, nonostante il caro bollette, nonostante il caro tutto, Magenta è una città dal cuore grande, enorme, e il teatro era ancora pieno appunto per Aicit, il gruppo Roberto Corneo, che fa tantissimo ovviamente per la città, dal trasporto ai malati, la vicinanza alle persone, alle famiglie appunto dei malati, Magenta, alla raccolta fondi per i macchinari dell'ospedale, quindi tantissimi macchinari sono stati donati appunto tramite Aicit all'ospedale, e quindi continuare a sostenere questa associazione è fondamentale, perché poi appunto riguarda la vita di tutti i cittadini per quanto riguarda i macchinari, ovviamente in particolar modo di coloro che purtroppo appunto soffrono di malattie oncologiche. Quindi da questo punto di vista è un'associazione che appena si può aiutare è bene farlo, e devo dire che insomma è stato così, perché il teatro era pieno come al solito, insomma, assolutamente successione. Un weekend poi tra l'altro di bellezza, Magenta, come visto che la situazione è pesante di quello che è, si contrasta con la bellezza. La Galleria Magenta ha festeggiato anche i suoi 43 anni di attività con inaugurando... Li porta bene, sì, assolutamente, infatti. Ragazzi! La grande Nicoletta Cattaneo, insomma, che adesso porta avanti l'attività di famiglia, devo dire che hanno allestito... Diciamo un applauso alla galleria, applauso a Nicoletta e a tutta la Galleria Magenta, esatto, perché la mostra è bellissima, intanto quindi consiglio comunque, se chi non l'avesse ancora vista, di andare a vederla. Alberi, quindi ci si trova in questi paesaggi molto onirici, molto molto magici, quindi attraverso questi alberi che vanno da tutti i colori, quindi da quelli autunnali anche quelli estivi, quelli molto invernali, quindi con le nebbie, e ti portano appunto questi quadri proprio dentro, ti sembra di essere dentro al paesaggio, per cui sostanzialmente è molto molto, ti rapisce anche molto da questo punto di vista, e quindi insomma bella la mostra, ovviamente bello il modo di alleviarsi un po', no? Di pensare ad altro in questi colori, in questa magia. Quindi questo insomma è stato un altro importante appuntamento del weekend a Magenta. E poi invece, parlando di musica, arrivano i pomeriggi musicali. Sì, aspetta. No, giusto, arrivano i pomeriggi musicali, ma ne parleremo magari dopo, perché abbiamo... No, perché arrivava un indice, perché ovviamente volevo chiedere, sai come si fa a scuola, i pomeriggi musicali, no? Arrivano dopo la pubblicità. Eccola. Ragazzi, è Chiara Calati questa, c'è mica, voglio dire, dopo anni di dirette... Questa sì che è sinergia. Esatto. Dicevamo, niente, dai, ne parliamo tra un minuto, perché abbiamo la pubblicità che incombe, e a questo punto poi c'è Radio Giornale, quindi Radio Giornale di qualche minuto, perché non ci sarà un Radio Giornale lunghissimo, sono le notizie che abbiamo dato anche ieri, in quanto oggi a quanto pare non c'è stata nessuna novità di spicco, se non il Capodanno inclusivo, ma ne abbiamo già parlato. Stop. E quindi voglio dire, ascoltiamo, perché le notizie di ieri non erano affatto male. Ci sentiamo tra 5 minuti, ok? Rimanete lì, grazie. RCM 104 Web Radio. La tua pubblicità. Dal preventivo allo studio, dalla realizzazione alla posa in opera in ogni parte del mondo, di salotti, cucine, mobili su misura, di alta qualità e moderno design. Tutto questo lo trovi solo da Pignoli Mario.
Pignoli Mario, via Pietro Verri 35 a Corbetta, telefono 02 9727 2234, internet www.mp-mobilisumisura.com. Ricorda, Pignoli Mario, soluzioni di qualità dal 1980, è il tuo mondo del mobile a Corbetta. RCM 104 Web Radio, la tua pubblicità. Per un evento unico, per la tua occasione particolare, per il tuo regalo di classe, dillo con un gioiello. Passa da Gioielleria Piroli e Scuri. Gioielleria Piroli e Scuri, per i tuoi gioielli di alta classe. Gioielleria Piroli e Scuri, orologi delle migliori marche. Gioielleria Piroli e Scuri è anche riparazione gioielli ed orologi con laboratorio privato. Gioielleria Piroli e Scuri la trovi a Corbetta in via Verdi 11, telefono 02 9777 836, internet www.gioielleria-pirolieskuri.it. RCM 104 Web Radio, la tua pubblicità. Cambia le tue vecchie finestre con gli infissi Ognoplast. Le pagherai solo la metà. Cedendoci il tuo credito ecobonus concesso dallo Stato. Scopri come da Ridafa Serramenti. Ridafa Serramenti. La trovi a Robecco sul Naviglio in via Giovanni Pascoli 2B. Telefono 02 947 1771. Sito www.ridafa.it. Offerta subordinata all'accettazione da parte del cessionario finale del credito. Le condizioni dettagliate dell'offerta sono riportate nell'apposito modulo disponibile presso il rivenditore. Con il decreto del governo Sostegni Bis, ritornano gli aiuti per chi vuole avvalersi della pubblicità in radio. Per tutto il 2021 ed il 2022, se investi in pubblicità, ti verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati, di qualsiasi importo sia. In pratica, i tuoi spot ti costeranno la metà. Possono accedere all'agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Le domande per il 2021 vanno presentate entro settembre. Contatta questa emittente o il tuo consulente fiscale. Questa campagna è voluta dal portale consulenzaradiofonica.com a favore di tutte le radio italiane. Torna su RCM 104, Notte di Note. Gianluca Elvis ed il programma degli Aforisma vi aspettano il lunedì ed il giovedì dalle 22 alla mezzanotte con la musica senza tempo, accompagnata da meravigliosi aforismi notturni. Notte di Note, su RCM 104. Scarica gratis le tue app dagli store dei tuoi apparati. Oppure puoi ascoltarci dal sito internet www.rcm-104.com. RCM 104, la tua piccola, ma grande radio. Va ora in onda 104 News, quotidiano di informazione, programma a cura di RCM 104 Radio Web. Magenta, Halloween in biblioteca, il programma delle iniziative. Magenta 25 di ottobre, in occasione di Halloween, la Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Magenta propone due iniziative per adulti e bambini. Primo appuntamento organizzato con il gruppo comunale Rosso Magenta, venerdì 28 alle 21 in sala consiliare ad ingresso libero. Dal titolo L.E.L.D. di Mort Aleger, una serata di letture di brani di autori classici italiani e stranieri per ironizzare sul tema della morte. Sabato 29 ottobre invece, per i più piccoli, brividi in biblioteca. Il personale della nostra biblioteca aspetterà dalle ore 10.30 i bambini per coinvolgerli in un pauroso set fotografico con simpatici personaggi delle storie di Halloween. Dal sito comunale di Magenta, vaccinazione antinfluenzale 2 punti, parte presso il punto salute della farmacia comunale nord di via Boccaccio. Il servizio sarà erogato dai medici di medicina generale di Magenta nei locali messi a disposizione gratuitamente dal comune.
Parte la campagna anti-influenzare 2022-2023 promossa da ATS Città Metropolitana di Milano ed effettuata a cura dei medici di Medicina Generale. Il punto salute è a disposizione dei medici di Medicina Generale il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 19.30. I medici si occuperanno direttamente della gestione degli accessi, del reperimento dei vaccini anti-influenzali e delle attrezzature necessarie per l'erogazione del servizio. Ancora dal sito del Comune di Magenta, Teatro Lirico alla Via, la mini rassegna autunnale Next, Laboratorio delle Idee. Il sindaco del Gobbo dice, finanziata da Regione Lombardia, la rassegna propone due spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie e uno per un pubblico adulto. Magenta, il Comune di Magenta ha ottenuto nei mesi scorsi da Regione Lombardia un finanziamento nell'ambito del bando Next Laboratorio delle Idee 2021-2022 grazie a fondi regionali. Viene così proposta ad un pubblico di diverse facce d'età una mini rassegna teatrale autunnale del Teatro Lirico. Info e prevendita, biglietto unico 5 euro, Teatro Lirico, biglietteria martedì e giovedì 10, 12 e 17, 19. Sabato 10, 12, telefonare al 02 97 00 32 55. Biglietti acquistabili anche online sul portale vivaticket.com. Ed ora prendiamo una notizia dal quotidiano online Ticino Notizie. Magenta e la contesa dei pannelli di Villa Nai Oleari. Chiuso l'accesso da Piazza Unità d'Italia al parco. Si entra così solo dal lato ossario. Con buona pace del buon senso e delle cose facili, scrive il Ticino Notizie, la sovrintendenza darà corso in tempi brevi al suo provvedimento inderogabile rispetto all'abbattimento dei pannelli di Villa Nai Oleari. Questo benché tutti, dall'amministrazione sino alle opposizioni, abbiano espresso più di una perplessità, per usare un eufemismo, rispetto a questo genere di intervento. Ma tant'è, e i primi effetti si stanno già vedendo in questi giorni. L'accesso al parco di Villa Nai Oleari, infatti, è stato interdetto da Piazza Unità d'Italia, dove appunto dovrà essere eseguito l'intervento già nei prossimi giorni, e si potrà accedere al grande polmone verde di Magenta solo da via Brocca, lato ossario. Il sindaco Luca Del Gobbo sulla questione sembra badare al sodo, anche se è visibilmente contrariato. I margini di trattativa sono più che ridotti e il primo cittadino, benché consideri la decisione della sovrintendenza sbagliata dal suo punto di vista, punta a chiudere il prima possibile questo tormentone. Andiamo a Corbetta, pagina sito comunale, contributo regionale Solidarietà 2022. Il Comune di Corbetta informa ai cittadini che è possibile presentare domanda per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà a favore degli assegnatari di servizi abitativi pubblici. In cosa consiste? Il contributo regionale si rivolge ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici SAP in situazione di indigenza oppure di vulnerabilità economica, in difficoltà a sostenere i costi della locazione sociale, spese per servizi comuni e canone. Importo del contributo. Il contributo regionale di solidarietà copre il pagamento dei servizi a rimborso, nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale. L'entità del contributo per i nuovi assegnatari in condizioni di indigenza non potrà superare l'importo annuo di euro 1.850. L'entità del contributo per gli assegnatari in comprovate difficoltà economiche non potrà superare il valore annuo di euro 2.700 per ciascun nucleo assegnatario. Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso spese emesse nell'anno 2022, nonché dei costi pregressi della locazione sociale.
I contributi sono assegnati nel limite delle risorse finanziarie trasferite al bilancio dell'ente, complessivamente pari ad euro 6.329,71. Requisiti di partecipazione: possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici coloro in possesso di questi requisiti. Trovate tutto quanto sulla pagina del sito della Comune di Corbetta all'indirizzo www.comune.corbetta.mi.it. Per informazioni e chiarimenti è possibile però contattare l'ufficio front office nella sede operativa di via Roma 17 alla Piano Terra Corbetta. Telefono 0297204351. Email front.officesociale@comune.corbetta.mi.it. Oppure è possibile scrivere una PEC all'indirizzo comune.corbetta@postemailcertificata.it. Inaugurato il nuovo Postamat a Sedriano. Lo sportello, dotato di una tecnologia di ultima generazione, si trova all'esterno dell'ufficio postale. Si è svolta alle ore 12 l'inaugurazione del nuovo ATM Postamat ubicato presso l'ufficio postale di Sedriano in via De Amicis 39, alla presenza del sindaco Marco Re, del direttore della filiale Milano 4 di Poste Italiane Maria Grazia Mazza e del responsabile di relazioni istituzionali Federico Sichel. Furto al deposito Bartolini di Albairate. I ladri hanno colpito nella notte. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all'identità dei ladri. Un furto al deposito Bartolini di Albairate, quanto successo nella notte tra domenica 23 e lunedì 24. I ladri hanno colpito nella notte al deposito della Bartolini di Albairate. Entrati hanno poi... Ascoltiamo anche il meteo, sindaco. Hanno come vuoi. Sindaco, sì, dai, io ti chiamo il sindaco. Sì, ma anche io che ti spendo come vuoi. 20 orari. 24, 7, 10. Andiamo subito a sentire il meteo, dai. Salve amici del Centro Meteo Italiano, si prospetta un lento calo delle temperature col finire del mese, ma di precipitazioni importanti ancora poco e niente. Vediamo la tendenza. Anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni, quando andrà ad abbracciare buona parte del Mediterraneo e dell'Europa, posizionando i suoi massimi al suolo sui settori orientali. Con l'arrivo del weekend nessuna variazione, con l'anticiclone africano robusto e temperature che sull'Europa centrale risulteranno sopra le medie di 12-14 gradi. Situazione sinottica che per l'inizio di novembre dovrebbe vedere ancora una profonda area depressiva. Caro sindaco, farà caldo. Stazionaria sulla Tanto e un campo di alta pressione proteso delle isole Azzorre ai Balcani. Modello europeo che ipotizza un cedimento con l'arrivo di una perturbazione ad ovest entro il primo weekend di novembre, ma a 10 giorni di distanza siamo a solo campo di ipotesi. Trattandosi comunque di tendenze, seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Disco Legend, the best hits of all time on RCM 104 Web Radio and TV. Every Friday evening from 10 p.m. to midnight Italian time. Disco Legend, i migliori successi di tutti i tempi su RCM 104 Web Radio TV. Tutti i venerdì sera, con Gianluca Elvis, dalle 22 alla mezzanotte. Buon divertimento! Fa sempre casino quel Gianluca Elvis lì, non ma lo so. Veramente, guarda, cioè, ma soprattutto se qualcuno si era addormentato durante il radiogiornale, sì, stai svegliato sì, di no, botto con quei tre fischi lì, veramente. Oh, cioè, no, no, bene, ottimo. Cioè, ottimo, intanto. Ma fai intanto stavamo chiacchierando del capodanno perché io sono troppo curiosa di questa cosa e quindi ne ho approfittato del radiogiornale. Chiedo scusa se mi sono spostata, ma insomma, così almeno abbiamo le notizie sono meglio scambiarsele da vicino. Sì, sì, infatti, assolutamente. No, beh, noi contiamo di vederci, Chiara, perché ci piacerebbe che tu venissi là. Cantassi, no, d'occhio. A fare un giro, per cui ci piacerebbe. Anche perché comunque non hai lasciato un brutto ricordo, Magenta, che incontro
chi incontro per strada mi parla bene, quindi c'è, meno male. Mi dice: ah, la vediamo là da te, oh, salutamela, perché sì, bene bene, mi infatti ricordassi i nomi, devo dire la verità. Eh vabbè, ma insomma, salutiamo tutti, assolutamente, infatti. Poi magari venite lì, la vedete lì, da lì, insomma, esatto, a Capodanno. Allora, dicevamo dei pomeriggi musicali di Hauser, che tornano da domenica 30 al pomeriggio alle 16, spostandosi nell'auditorium delle scuole baracca, perché la location classica, ricordiamo, è adibita a centro ad hub vaccinale, quindi ci si sposta di là dalle 16 alle 19 più o meno. Hauser, insieme al vulcanico Giuseppe Lisca, appunto, arie d'opera, romanze e quant'altro per i pomeriggi musicali che riprendono. E poi, sempre per gli appuntamenti futuri, poi torniamo un attimo al weekend passato, abbiamo invece, come giustamente anche anticipato nel vostro radiogiornale, la rassegna teatrale per bambini, Assaggiamo il teatro, per bambini è uno spettacolo per adulti, che è frutto di un bando appunto regionale che è stato vinto, che abbiamo fatto appunto, non ricordo se aprile, maggio, insomma comunque diciamo nella primavera. Nella primavera abbiamo appunto partecipato insieme a Teatro dei Navigli, quindi ricordiamo Luca Cairati che poi cura la stagione teatrale del Teatro Lirico, a questo bando regionale, e ne abbiamo appunto vinto, per cui ci saranno questi tre spettacoli, secondo me imperdibili, perché comunque Teatro dei Navigli è una garanzia assoluta di qualità e di proposta, e poi perché è importante portare, avvicinare le giovanissime generazioni a teatro, quindi si parte proprio questo sabato, il 29, alle ore 16, con uno spettacolo che si intitola Che forma hanno le nuvole. E già questo è molto poetico, credo, da questo punto di vista mi ispira. Mi piace. Eh sì, 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 che forma hanno le nuvole. Tanto, insomma, bello, effettivamente. E quindi 16 sabato, 29 ottobre. Poi si procede sabato 5 novembre, sempre alle ore 16, con Piccoli Sogni. Anche questo, insomma, direi che è un titolo molto, molto evocativo. Vedo musica dal vivo Roberta Mangiacavalli, che è stata una delle mie insegnanti di canto, con cui ho lavorato su un coro che era il coro Musica e Musica di voci solo femminili, quindi vedere questo nome qua, e lo vedo adesso perché sto leggendo nel dettaglio il programma, adesso sapevo che c'era ma poi non era ancora entrata, quindi posso dire che è fichissimo, perché appunto lei è molto brava e sarò felice di poterla rivedere in quel frangente. E poi si passa invece a la prosa adulti, mercoledì 9 novembre alle 21, Ecco di Fondo, La Notte di Antigone, e qui insomma anche compagnie comunque sempre molto molto importanti, molto molto belle, circuito Claps, e vabbè, info e prevendita Teatro Lirico naturalmente. Tra l'altro gli spettacoli per bambini, vedo qua, ingresso unico 5 euro, quindi insomma direi che meglio di così non si può, perché ricordo che sono sempre spettacoli molto interessanti e dei prezzi che mai nella vita e mai da nessun'altra parte si potrebbero trovare, quindi un in bocca al lupo a Luca Cairati per questa mini rassegna autunnale. Lo aspettiamo poi per le proposte dell'anno prossimo, perché non vedo l'ora di vedere il nuovo cartellone. Facciamo un applauso a Luca Cairati. Sì, un applauso a Luca Cairati sicuramente, e poi ovviamente all'assessore alla cultura, che in questo caso è proprio il sindaco del GOB, quindi che sicuramente ci darà una stagione teatrale musicale è imperdibile, insomma, per cui non vedo l'ora di dover vedere i nuovi titoli e quant'altro, insomma, anche da questo parliamo punto di anche vista. Di Halloween, Halloween. Se vuoi una notizia che riguarda proprio Magenta, una notte di Halloween da paura alla Casa delle Culture. Bella Casa delle Culture, brave, bravissime. Appuntamento attenso struttura di Piazza Mercato, è una notizia di ieri. Certo. C'è questa locandina con Halloween Party, la notte di Samhain, percorso con personaggi magici e laboratorio. Lunedì 31 ottobre, tre turni, saranno del 15, 17 19. E 19. Vedi, bravissima. Che sono preparata. Cioè, ragazzi, su questa sono preparata. No, è perché anche il nostro
con Casa delle Culture ovviamente abbiamo lavorato molto bene e sono, ecco, alcune di loro sono amiche da molto tempo e diciamo che io e Vaninka in particolar modo siamo cresciute insieme, perché eravamo all'elementare insieme, alle medie insieme, so, abbiamo fatto un po' di cose insieme, per cui abbiamo fatto un percorso di vita abbastanza lungo insieme, quindi ecco, cioè, vabbè, insomma, diamo che... anche eventualmente due informazioni per due... andare tutti ai laboratori, brava, della Casa delle Culture, però adesso non sono così preparata, quindi no, le dai tu. Fantastico. C'è davanti la se me la togli avrei dei problemi, fidati. Là. Io sapevo allora... gli orari, ma adesso vai con tutto il resto. Allora, il contributo sarà per i bambini 10 euro, gli adulti 5, più la quota associativa di 10 euro per gli adulti non tesserati, invece gratis per i bambini fino ai 2 anni. Bello. Info e prenotazioni, basta scrivere alla Casa delle Culture Magenta, @gmail.com, oppure un WhatsApp 3289274641. Solo WhatsApp a questo numero 3289274641. La prenotazione è obbligatoria però entro il 29 di ottobre. Sì, sicuramente, perché sono laboratori anche comunque molto belli, ma che richiedono una preparazione organizzativa anche, no? Per cui poi avere tanti numeri o pochissimi, spero di no, ovviamente, anzi saranno sicuramente tanti all'ultimo, diventa un problema organizzativo non indifferente. Quindi, insomma, sì, ecco, entro il 29 mi sembra una data ragionevole per cui possano poi organizzarsi per il meglio, insomma, ecco. Quindi c'è anche questo grande Halloween effettivamente a Magenta per grandi e piccini. E con Casa delle Culture, quindi insomma un weekend sicuramente ricco. Poi c'è qualcos'altro che tu vuoi... Ma poi abbiamo parlato il weekend scorso, quindi ricordo il santo patrono della protezione civile, San Pio da Pietrelcina, che è stato appunto festeggiato, e ne parlo da ex sindaco qui, perché comunque appunto i gruppi comunali di protezione civile sono una risorsa importantissima per ogni amministrazione, per ogni sindaco, e devo dire che la cosa bella è stata l'organizzazione del gruppo comunale di Magenta, però l'appartenenza anche e la condivisione degli altri gruppi, perché sono stati presenti il gruppo di Arluno, il gruppo di Bareggio, il gruppo di Buscate, quello di Corbetta e quello di Vittuone, credo di averli detti tutti, spero, e quindi questo è stato bello, perché la sfilata è stata molto bella, hanno poi portato la bandiera dell'Italia, quella grande, insomma, di 10 metri, il bandierone, quando lo vedi sfilare è emozionante. Io devo dire che Madonna. Sì, mi emozionavo da sindaco, perché ovviamente il bandierone sfila in tutte le adunate nazionali, no? Quindi nella adunata degli Alpini di Milano del 2019, prima che ci fosse il Covid, prima che succedesse il finimondo, nella adunata degli Alpini di Rimini, in quella di Bersaglieri di Cuneo, vedere sfilare quella bandiera è sempre un qualcosa di emozionante. Quando porti poi la fascia è ancora più, cioè è qualcosa veramente quasi di indescrivibile, e quando la porti è indescrivibile uguale, insomma, perché io comunque rimani in ogni caso in quella non vorrei quella mai essere cosa un sindaco rappresenta sotto quella la bandiera. Bandiera, perché io piangerei dall'inizio alla fine. Sì, ecco, è probabile, insomma, no, è sicuro successo. Per me è sicuro, guarda, nel mio caso lo confesso, a me è successo. Quindi appunto poi c'era il rappresentante del Centro di Coordinamento Volontari di Milano, quindi insomma è stato obiettivamente una bella giornata. Autorità comunque appunto sindaco nostro presente, la consigliera regionale Silvia Scurati presente, quindi insomma un momento bello anche proprio di confronto e di unità. La banda 4 giugno ha lietato la giornata, 4 giugno 1859, quindi anche qui insomma le associazioni cittadine tra di loro appunto fanno sempre moltissima rete, e infatti anche Croce Bianca, Croce Azzurra, i Carabinieri in Concedo e la Polizia di Stato hanno comunque partecipato alla giornata in rappresentanza con i loro rabari, e questo è, vedi proprio quanto la comunità di Magenta si muova insieme, sì, in tante cose. Questa è una cosa emozionante, cioè bellissima. Era emozionante da sindaco, però devo dire che da sindaco in mezzo a tutto il turbinio di qualunque cosa lo godi meno. Qualcosa, quando poi sì. Ti rendi proprio conto, è la tensione che non ti fa vivere l'emozione del momento, ti rendi invece proprio conto di quanto questa città sia pazzesca da questo punto di vista, e le associazioni sono tante, e
e lavorano comunque in sinergia. Prima di farti parlare della protezione civile, che cioè tu e basta, adesso ho finito qualcosa di parlare della protezione civile. No, è vero. No, volevo chiederti, farti un attimino un po' mettere l'attenzione sulla campagna anti-influenzale. Sì, perché Magenta assolutamente ha messo a disposizione il punto salute della farmacia di via Boccaccio. Già quando eri sindaco tu, questo punto salute era, non, forse era appena partito quando. Sì, quando l'abbiamo. Allora, adesso l'inaugurazione quando l'abbiamo fatta non mi ricordo, ma sicuramente la campagna vaccinale. Cioè, dicendo, ha preso sempre più. Sì, infatti, comunque, esatto. Cioè, ricordo appunto quando siamo andati a prendere i primi vaccini da portare nel punto salute, quindi insomma sì quindi adesso si riprende, cioè poi punto salute che era diventato prima campagna vaccinale anti-influenzale, ricordiamo, poi punto tamponi, perché comunque la farmacia, appunto la Nord al punto salute ha eseguito anche tanti tamponi e adesso ritorna appunto come punto per il vaccino anti-influenzale. Credo che sia un'ottima struttura quella, che proprio è flessibile ed adattabile alle diverse esigenze, insieme al lab vaccinale che sta già sta andando anche a pieno ritmo. Lì si fanno le vaccinazioni però anti-covid dalla prima alla quarta, quindi diciamo se qualcuno ancora non avesse neanche fatto la prima è possibile farla lì. Per gli over 65 fanno anche l'anti-influenzale, quindi da una parte su un braccio l'anti-covid e sull'altra l'anti-influenzale, solo però per gli over 65 che lo vogliono. sì allora lab vaccinale, esatto, infatti, per cui no, devo dire che funziona a pieno regime, insomma. Chiaro. Eccoci. Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tanto. Infermabile, inarrestabile, non te ci puoi provare che te metti sotto, cioè, non passate davanti a Chiara Grande quando così infervorata, ragazzi, perché rischiate la salute. Ecco, no, dai, è brutto così. No, nel senso buono, è ovvio. Nel senso buono, no. Ma ci mancherebbe, nel senso buono. Nel senso che quando lei, quando prende l'argomento, ragazzi, non ce n'è, glielo togliete, No, è difficile che dalla testa gli passi l'argomento dal quale... Anche perché, come quando ero sindaco, se le cose non le sapevo, non le dicevo, certo. Se le cose non le so, non le invece non di ne dirle parlo. Le cose salle, se diceva, esatto, cantale, infatti, diceva così. Io parlo solo con cognizione di causa, se non ho cognizione di causa non parlo. Va bene, Chiara, allora a questo punto torniamo mercoledì prossimo. Esatto, infatti, mercoledì prossimo che sarà il... Sarà il... Se non vado errato, vado a vedere il mese di novembre, mercoledì prossimo il 2. Ok, perfetto. Il 2 ci sei? Perfetto, il 2 ci sono, sì, perché perfetto. Novembre è un mese... Sì, immagino. No, no, però il 2 ci sono, esatto, e quindi vedremo, ci raccontate com'è andato Halloween. Signori, intanto grazie per essere rimasti qui con noi, mercoledì prossimo con Chiara Calati, ovviamente il punto di Chiara Calati. Ciao a tutti. Ciao grazie. A tutti, grazie a voi.